Buonasera. Buonasera. Volevo dire che per l'ultima volta vengo come presidente a Villar Perosa. Vengo a portare un saluto ai ragazzi e accompagnare il nuovo presidente, l'avvocato mio amico Vittorio Chiusano. E vorrei dire che dirò ai ragazzi che io farò sempre il tifo per loro, li seguirò, voglio che entrino sempre con quella determinazione che l'ha caratterizzati anche nelle ultime partite, e se non lo faranno prenderò una frusta e li frusterò a sangue. Sì, non è vero che lascerà Juventus? No, adesso già a dirlo non è simpatico. Io sono tuttora allenatore della Juventus e penso anche di rimanerci, non so fino a quando. Prima domenica di campionato senza Boniperti, dopo le strette di mano, i sorrisi anche e la malinconia del commiato nel ritiro di Villar Perosa. Al di là del colpaccio finale della signora firmato Casiraghi, Juventus-Lazio regala a Fiori il colpo della strega, mettendo fuori causa il portiere biancazzurro sostituito da Orsi dopo appena 4 minuti. Nel primo tempo la squadra di Zoff si esprime in forcing, ma soltanto per un breve periodo riesce a imporre l'assedio agli avversari. La retroguardia di Materazzi è attenta ed è proprio Orsi, senza far rimpiangere Fiori, a diventare rapidamente il protagonista della partita. La Juventus è sufficientemente serena in difesa grazie ad un ottimo Tricella e si affida in avanti alle conclusioni di Schillaci e Alessio. In questo contesto la Lazio non ha molte occasioni per agire di rimessa, fatta eccezione per una ubriacante serie di dribbling di Di Canio che supera disinvoltamente De Agostini, Tricella e Aleinikov. Dicevo, guarda, Boniperti mi è mancato la prima volta molto quando non è sceso in campo come giocatore. Adesso quando non lo vedo in tribuna, mentre come giocatore non è mai tornato in tribuna a Torbacerta. La Juventus continuerà, si dice, con Luca Montezemolo, presidente e avvocato? Beh, è troppo presto per anticipare, perché gente ha impegni e non posso anticipare che ne abbia altri, ma è probabile. Nella ripresa la Juventus appare ancor più incalzante e in assenza dell'inventiva di Zavarov tocca a Barros e Schillaci arrangiarsi per conto proprio. I due attaccanti si scambiano assist e favori, e in questa circostanza è il siciliano a smarcare impeccabilmente il portoghese davanti a Orsi. A 20 minuti dalla fine, Zoff schiera Casiraghi con un solo allenamento settimanale nelle gambe al posto di Zavarov. La mossa del tecnico è quella vincente, perché su cross di De Agostini corretto da Schillaci è proprio l'ex monzese a realizzare un gol decisivo convalidato da Mendolia ma contestato dalla Lazio. Il migliore in campo per la Juventus è comunque Barros, che nel finale cerca invano di spezzare l'incubo del gol. Per Luigi Casiraghi, dopo 2 minuti in gol, il gol decisivo di questa partita. Casiraghi, a chi lo dedichiamo questo gol? Ma visto come è andata tutta la settimana, sicuramente così al presidente, perché così non soltanto i gol, diciamo tutta la squadra, penso che gli dedichi la vittoria e speriamo magari anche qualcosina in più a partire già da mercoledì. Il rammarico è che abbiamo preso un gol a partita quasi terminata, quindi è mancato il tempo di recuperare. Comunque pazienza, adesso vedremo di fornire una buona prestazione domenica col Cesena, dove, come dicevo prima ai suoi colleghi della carta stampata, ci sono due punti pesanti, due punti importanti che se riusciamo a fare nostri ci mettiamo in una posizione di classifica tranquilla.